Oh, finalmente torna solo risposte sbagliate. L'intro più attesa da grandi e piccini. Ci eravamo lasciati con il picchiaduro meme Fight of Animals e io ancora una volta è stato rapidissimo nel riconoscerlo mentre Jack sbaglia tutto, scrivendo Mortal Fury, King of Lettiera. Giustissimo, ma io aggiungerei The King of Iron Lettiera. Così, per chiudere il cerchio. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetevi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza mai sentire la necessità di dover ricorrere all'emulazione. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima perché finalmente torneremo a parlare di Switch Pro, vi era mancata, eh? Faremo poi un bel riassuntone di quello che abbiamo visto durante l'Indie World appena concluso e commenteremo anche la fine di un brand storico, quello di FIFA. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a mettere in sottofondo Aquatic Ambience e a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social. Trovate i link in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Bene, partiamo con qualche notizia al volo. Tra i tanti nomi che andranno a riempire la seconda metà di questo ricchissimo 2022 c'è anche Gotham Knights, titolo che fossi in voi non sottovaluterei. Mentre Rocksteady ha rimandato il gioco sulla Suicide Squad al 2023, il team di Warner Bros. Montreal ha preso le redini delle produzioni ambientate a Gotham City. In questo successore spirituale della trilogia di Arkham, prenderemo il controllo dei Gotham Knights dopo la scomparsa di Batman e il nuovo trailer di gameplay, commentato dal director del titolo, ha messo in mostra l'open world, le modalità di spostamento, il combattimento e anche parte della narrazione che caratterizzeranno il titolo. Lo stacco tra Origins e i tre titoli principali si notava tantissimo, ma il team di sviluppo sembra aver imparato molto dalla lezione di Rocksteady e con questo Gotham Knights sembra voler introdurre tante nuove coordinate in una formula già collaudata, dalla coop fino al sistema di crafting e nonostante un combat system che sembra leggermente più legnoso di quanto visto in Arkham Knight, staremo a vedere se Gotham Knights riuscirà a ritagliarsi un posto d'onore tra gli adattamenti videoludici dedicati alla lore dell'uomo pipistrello. Vi ricordate l'entusiasmo con cui era stato accolto l'annuncio di Monkey Island 3 da parte del pubblico? Beh, a quanto pare la gioia iniziale è scemata rapidamente dopo che sono stati condivisi i primi screenshot del gioco. L'utenza sembra essere rimasta estremamente delusa dall'art style adottato per questo attesissimo sequel, che si allontana di netto dalla pixel art dei primi due capitoli. Le critiche sono state così dure da costringere Ron Gilbert a rispondere direttamente sul suo blog con parole non proprio accomodanti. È ironico che le persone che non vogliono che io faccia il gioco che ho voglia di fare siano alcuni dei fan più hardcore della serie. E questo è quello che mi rende veramente triste di tutta questa storia. Return to Monkey Island potrebbe non avere l'art style che volevate o che vi aspettavate, ma ha esattamente la direzione artistica che io volevo. Insomma, diamo un po' di fiducia a Ron Gilbert e facciamolo anche respirare. La sua reazione la capisco perfettamente. Dopo anni di richieste di tornare sulla serie, non deve essere facile digerire critiche del genere. Voi poracci cosa ne pensate? Infine, ieri si è svolto il digital event dedicato a Monster Hunter Rise Sunbreak e Capcom ha svelato tante nuove informazioni a riguardo. Vi consiglio di recuperare la stream perché se state aspettando con impazienza l'uscita di Sunbreak prevista per il 30 giugno, beh, è stata messa parecchia carne al fuoco. Tra le tante cose mostrate sono da segnalare sicuramente l'aggiunta di alcune missioni pensate per il single player, le follower quest che coinvolgeranno gli NPC del villaggio nelle sessioni di caccia, il ritorno di alcuni volti noti nel bestiario e anche un approfondimento su Malzeno, l'icona di questo Sunbreak. Tra l'altro i mostri già presenti nel gioco base avranno dei nuovi moveset e a livello di gameplay sarà implementata la possibilità di cambiare in tempo reale le skill selezionate tra due preset. Non dimentichiamoci poi dei nuovi amiibo e anche del secondo pro controller targato Monster Hunter Rise.
anche questa volta Capcom sta facendo le cose in grande. Siete in hype per Sunbreak? Va bene, passiamo alle notizie del giorno. Nintendo ha pubblicato i risultati finanziari per quanto riguarda l'anno fiscale 2022, che si è concluso lo scorso 31 marzo. A tal proposito sono emersi dettagli molto interessanti, ma di cui discuteremo nel TG Poro di domani. Per ora mi concentrerei soltanto su un elemento che si è palesato durante il bot e risposta che si è tenuto tra Shuntaro Furukawa, il presidente di Nintendo, e gli investitori. L'incontro è stato solo trascritto, ma non ancora tradotto ufficialmente dal giapponese all'inglese, ma in ogni caso durante questo Q&A è stato toccato l'argomento del futuro di Switch e la risposta di Furukawa ha colto tutti quanti un po' di sorpresa. Il presidente infatti per la prima volta negli ultimi 2-3 anni, piuttosto che stroncare sul nascere qualsiasi indiscrezione circa una possibile Switch 2 o una revisione Pro della console, ha risposto con un criptico no comment una volta interrogato sul futuro degli hardware dell'azienda. Come fa notare Takashi Mochizuki, si tratta di un netto cambio di rotta rispetto all'atteggiamento tipico di Nintendo e Furukawa, che non si sono mai fatti problemi a negare il fiorire di possibili rumor. C'è chi in questo cambiamento vuole trovare una conferma implicita a un annuncio imminente, io ci andrei molto più con i piedi di piombo, anche se ormai è ovvio che qualcosa si sta muovendo in casa Nintendo. Dopo il rinvio di Breath of the Wild 2 a marzo 2023 e al continuo appellarsi a un ciclo vitale esteso per la console ibrida, questo è solo l'ennesimo tassello di un quadro generale che sembra puntare in un'unica direzione. Però con Nintendo mai dire mai, e non scordatevi che in gioco ci sono tanti fattori, molti dei quali esterni all'azienda. Ad esempio è lo stesso Furukawa ad aver comunicato che la crisi dei semiconduttori non sembra possa risolversi nell'immediato futuro, un fattore che da solo potrebbe condizionare enormemente lo sviluppo e la commercializzazione di un nuovo hardware. E poi lo abbiamo già visto con OLED. Pensare a una nuova revisione non significa per forza immettere un nuovo modello Pro. La prossima Switch potrebbe essere semplicemente una revisione della Lite, magari una New Light XL OLED. Così, giusto per dare fastidio a tutti quanti, voi poracci trovate che nel no comment di Furukawa ci sia qualche spunto di riflessione interessante? Sapete invece cosa ha offerto veramente pochi spunti di riflessione? Beh, l'Indie World che si è appena concluso. Come ha scritto qualcuno in chat durante la live, Nintendo è riuscita a deludere le aspettative, nonostante non ci si aspettasse nulla da questa presentazione. Insomma, non è da tutti. Brava Nintendo. In 20 minuti si può fare veramente poco e solitamente questi Indie World sono sovraffollati di titoli ed è difficile riuscire a capire in così poco tempo se quello che ci viene mostrato può fare al caso nostro e meriterebbe qualche ricerca più approfondita. Ma questa è l'impostazione di tutti gli Indie World. Solitamente però c'è sempre qualcosa su cui si spera di riuscire a focalizzare l'attenzione di tutto il pubblico. Qualcosa che renda memorabile una presentazione. Basta veramente poco. Un reveal a sorpresa come potrebbe essere un Sea of Stars, piacevoli conferme o magari qualche edizione fisica pensata per i collezionisti più incalliti o perché no l'annuncio di qualche strampalato crossover tra il mondo indie e le grandi produzioni Nintendo. Purtroppo nell'Indie World di oggi non c'è stato nulla di tutto questo e i 20 minuti di presentazione si sono dimostrati privi di mordente. Ci sono cose che ho trovato interessanti. Gunbrella ad esempio ha stile da vendere, dopo l'ottimo quanto breve Gato Roboto mi aspetto un ottimo Metroidvania e quel poco che si è visto è stra-incoraggiante. Anche l'idea di uno Shells-like penso sia estremamente accattivante. Un Souls-like che riesce a giustificare contestualmente la sua rigidità di gameplay. Di sicuro terrò d'occhio questa produzione indie, ma aprire una presentazione con Ublets e chiudere con una carrellata senza bomba finale non può che essere un punto a sfavore di un Indie World che ha mostrato tanto, ma ha lasciato veramente poco. C'è stato qualche annuncio che vi ha colpito particolarmente? Io, se dovessi fare una classifica delle presentazioni Nintendo, questa la metterei in coda agli Indie World e quasi al pari degli orrendi Direct Mini Partner Showcase. E voi? E chiudiamo tornando a parlare di FIFA, anzi, della fine di FIFA. La rottura tra EA e FIFA era ormai nell'aria da un bel po' di tempo, ma concretamente, cosa cambia? A quanto pare niente, almeno secondo Cam Weber, il general manager di EA Sports.
Sostanzialmente, a partire dal prossimo anno, la produzione abbandonerà il nome e il logo di FIFA in favore del nuovo brand EA Sports FC, ma il publisher ci tiene a sottolineare che gran parte delle altre licenze rimarranno, così come risulterà invariato il contenuto dell'esperienza calcistica proposta da EA. Dopo 30 anni di collaborazione, insomma, il matrimonio è finito. Secondo alcune voci non confermate, il motivo della separazione sarebbe da imputarsi alla FIFA, che avrebbe chiesto ben 2,5 miliardi di dollari per dare in licenza a EA il suo marchio per i prossimi 10 anni, raddoppiando il costo rispetto al precedente accordo. Ci sarà comunque spazio per un nuovo FIFA e l'edizione 23 sarà l'ultima a mantenere la nomenclatura classica prima della rottura. Weber promette il miglior FIFA di sempre, in grado di stracciare anche a livello contenutistico la portata di tutti i precedenti capitoli. Per ora è già arrivato il supporto di alcuni grandi club internazionali, pronti a supportare con le licenze il progetto di EA Sports FC, mentre la FIFA ha espresso la volontà di non allontanarsi dal campo dei calcistici, ma anzi di essere aperta a nuove collaborazioni per imporsi come un nuovo volto tra la concorrenza del calcio virtuale. Insomma, nell'arco di pochi anni abbiamo avuto alcuni stravolgimenti epocali, in un settore dove tutto era ristagnante da una ventina di anni. PES è sparito ed è stato sostituito in modo rocambolesco con i football. FIFA non esisterà più e sarà rimpiazzato da EA Sports FC e da tutto quello che la FIFA deciderà di fare in modo indipendente. Senza dimenticarci di UFL, un nuovo competitor che sembra voler rivoluzionare il mercato con il suo modello Fair to Play. Voi cosa ne pensate di tutta questa situazione? Tolto il nome orrendo, EA Sports FC riuscirà a macinare gli stessi numeri di FIFA anche senza licenze ufficiali? E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con un nuovo video. Voi mi raccomando, fate bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Shuntaro, Michele World, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! L'estate è nota perché è la stagione degli elicotteri, che si svegliano dal letargo e vengono qua, sopra casa mia, a rompermi il ca 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 ca